Mi chiamo Anna Serafino, ho 38 anni e sono mamma di due splendide bambine. Mi sono laureata nel 2004 in lettere classiche e ho conseguito l'abilitazione per l'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado per le materie letterarie e latino, rispettivamente nel 2006 e nel 2008. Dopo diversi anni di precariato, come tutti i docenti sanno, girando nella provincia di Lecce, di Taranto, perfino di Bari, finalmente ho avuto la nomina in ruolo e sono titolare di cattedra presso un istituto tecnico nautico, il Carnaro, di Brindisi. Che io considero come una seconda famiglia. Adesso mi piacerebbe un po' spiegare perché mi sono decisa di avventurarmi in questa esperienza del tutto nuova, allettante, ma anche molto impegnativa per una persona, una donna sposata che lavora. Sicuramente l'ho fatto per una forte amicizia nei confronti di Cesare Taurino, per la stima e la grande considerazione che ho del suo operato e di quello di tutta l'amministrazione uscente. Che osservandola con gli occhi di una cittadina qualunque, di una cittadina lontana dalla politica, quasi forestiera, in maniera disincantata e anche razionale, ho potuto vedere come questa amministrazione sicuramente abbia dimostrato in questi anni di avere a cuore queste comunità, quella di San Donato e quella di Galugnano, la loro crescita e il loro benessere, e che con impegno serio, concreto e costante abbia sicuramente provveduto sempre e continuerà a farlo al loro miglioramento. Questo impegno serio, concreto e costante, mi piace ripeterlo, si percepisce osservando i grandi passi avanti compiuti dal nostro paese negli ultimi anni di amministrazione di Ezio Conte, e sicuramente proseguirà con ancora più forza e determinazione se voi, come credo e sono certa, ci confermerete la vostra fiducia e il vostro supporto il prossimo 10 giugno. Credo anche fortemente che noi siamo, io insieme alle altre mie amiche e amici, il rinnovamento, no? Sulla scia della continuità. Sicuramente questo rinnovamento non ci può essere se non viene lo stimolo da voi, e io credo che voi sicuramente sarete lo stimolo per fare di più e per fare meglio. Come la scuola, a me piace immaginare il nostro paese e vedere il nostro paese come una risorsa fondamentale e preziosa per l'intera società, che deve essere quasi come una creatura accudita, protetta, migliorata. Ed è per questo motivo che, proprio come faccio tutti i giorni nel mio lavoro, vorrei contribuire con il mio bagaglio di competenze, di capacità, a diffondere tra i giovani un senso di appartenenza, di cittadinanza attiva, con la propria realtà territoriale. Creare quelli che a me piace chiamare un po' a scuola i feedback, no? Dei legami, affinché i nostri ragazzi vengano solleticati dalle occasioni che il territorio gli offrirà, che noi gli offriremo, e si sentano coinvolti, partecipi della vita sociale, protagonisti e costruttori di idee, di iniziative, di progetti, loro costruttori. Ed è per questo che mi piace anche immaginare me e tutti voi come dei registi dietro la telecamera, registi dell'operato di quei giovani, fare della nostra società un'officina del sapere, dove i giovani si sentano invogliati, stimolati a mettersi in gioco, a riproporsi, a dimostrare ciò che sanno e che vogliono fare. I progetti sono tanti, le iniziative pure, come l'ampliamento della fruizione della biblioteca comunale, da far diventare un luogo di scambio e di interazione culturale,
promozione e salvaguardia della Pinacoteca Pippivese attraverso il coinvolgimento dell'associazionismo culturale operante sul territorio. Verranno organizzate manifestazioni culturali che prevedono la presentazione di libri, di mostre, di concorsi, con il coinvolgimento dell'Università del Salento e anche degli istituti di scuola superiore e anche con le associazioni di volontariato, da non dimenticare. È prevista anche l'istituzione della Biblioteca delle Frazioni del Salento attraverso l'acquisizione di testi dedicati principalmente ai paesi del nostro territorio non sedi di comune. Vorremmo anche avviare un'attività di convenzionamento con gli istituti scolastici di secondo grado al fine di realizzare l'alternanza scuola-lavoro presso gli uffici comunali e non solo attraverso una fitta rete che coinvolga anche le aziende, se naturalmente l'alternanza scuola-lavoro ancora in realtà verrà richiesta, non sappiamo. E infine si lavorerà per la promozione di progetti, e questo è un aspetto importante a cui io tengo moltissimo, perché sicuramente vedrà il coinvolgimento anche delle altre ragazze, dei miei amici qui, perché è in qualche modo multidisciplinare. La promozione di progetti per la prevenzione di fenomeni di bullismo nella scuola, per la sostenibilità ambientale di cui noi abbiamo tanto bisogno, sulla legalità attraverso incontri con le varie associazioni e le forze dell'ordine. Tutto questo per sensibilizzare i giovani su tematiche attuali e favorire quel dialogo formativo che deve uscire fuori dalle classi, dalle scuole, deve anche essere all'interno di un paese, di una comunità, di più comunità, all'insegna di una stretta collaborazione tra scuola, famiglia e territorio. Se vorrete sostenermi e sostenerci, avrete modo voi poi di giudicare se queste parole saranno state solo tali o abbiano invece avuto concretezza e fattibilità. Il 10 giugno, cari concittadini, siamo chiamati ad una scelta molto impegnativa, ma anche molto semplice. Dobbiamo decidere a chi affidare le sorti del nostro paese e dei nostri giovani per i prossimi 5 anni. Se ciascuno di voi, di noi tutti, ha al cuore il paese, il bene del paese e le prospettive di sviluppo della nostra comunità, non ho alcun dubbio di quale sarà la vostra scelta, la scelta del rinnovamento nella continuità, dell'interesse per il paese e non per il proprio, del lavoro quotidiano in mezzo alla gente qui fra di voi. L'unico in grado di portare avanti tutto questo e far progredire le nostre comunità è Cesare Taurino, con fatti concreti e non a parole.